Il 4 marzo anche i dipendenti delle aziende del territorio di Nembro, di Alzano e di Albino sapevano di questa zona rossa. Luca, raccontaci un po' cosa ti era stato detto appunto questo mercoledì 4 marzo. Dunque, il 4 marzo, alla sera, alla fine del turno lavorativo, sono andato in ufficio e appunto il mio principale mi ha riferito che il giorno dopo, ovvero il 5 marzo, si sarebbe appunto chiuso tutto. I paesi di Nembro, Albino e Alzano in particolare. Le indicazioni quali sono state? Le indicazioni sono appunto state che dovevamo restare a casa. Perché comunque era un'emergenza già evidente e appunto che all'infuori da questi comuni si poteva comunque andare avanti, però all'interno dei comuni appunto Nembro, Alzano e Albino non ci si poteva più muovere, quindi anche le ditte all'interno erano tutte ferme praticamente. Quindi tu torni a casa e tant'è che andate a fare un po' di spesa. Sì, io arrivo a casa e riferisco ai miei familiari la situazione. E loro ovviamente vanno un pochettino nel panico perché è una situazione nuova da affrontare, quindi vanno a fare subito un po' di spesa e per cercare un attimo di sopravvivere quei giorni, perché non si sapeva ancora nulla, quanto tempo sarebbero durata, cosa avremmo dovuto fare, le precauzioni da prendere. Torniamo quella sera, non esce alcun decreto, alcun provvedimento, quindi voi vi sentite tra colleghi e il giorno dopo vi presentate al lavoro. Sì, non esce nessun decreto, nonostante l'attesa, la mattina ci ritroviamo sul posto di lavoro come se niente fosse, come se fosse un giorno normale, appunto. Sembrava poi nei giorni successivi che questa chiusura dovesse arrivare. Sì, tant'è che appunto il nostro capo preparava, appunto, cercava di organizzarsi per i giorni a venire, ma anche lui senza sapere una precisa indicazione, quindi un po' un'organizzazione al buio. Alla fine, quando è che è stato chiuso tutto? Alla fine, una settimana dopo più o meno è stato chiuso e appunto il mio capo è stato uno dei primi a chiudere l'intera ditta, quindi tutti a casa erano praticamente. Ci sono queste voci di questo incontro di Confindustria? Voi come dipendenti siete informati a riguardo? Sapete qualcosa? Sì, noi siamo informati. O meglio, eravamo stati informati di questo incontro che c'è stato in Confindustria per appunto parlare della chiusura imminente, sembrava quasi fatta e invece alla fine non è stato chiuso niente.